No, io mi rifiuto di no. Ciao raga, come state? Tutto bene? Ciao. Oggi faremo una challenge. Credo la nostra prima challenge. La challenge sua preferita in assoluto, cioè proprio non poteva propormi di peggio, direi. Bellissimo. Luca, ma cosa dobbiamo fare oggi? Ogni cosa che sai di me mi dai baci. Un bacio. È perfetto. Avete capito bene? Ogni cosa che sa di me mi dovrà dare un bacio. Ah, ok. Posso decidere io dove dartelo? Però aspetta, forse così c'ho da perdere perché meno mi conosci. Cioè, se non mi conosci tanto non mi becco. Ma che gioco è? No, aspetta, devo cambiare qualcosa. No, Luca, queste sono le regole in gioco. Non puoi cambiare le regole una volta ti che bacio. Tu le hai fatte. Ogni cosa che sai di me. Sì. No, Luca, no, guarda, non e ti allora, e allora sul tuo canale facciamo uscire un video al contrario. Ah, ok. Sì, è certo. Ah, che tu baci me? Perché tu sai tante cose di me? Pensi di saperle, caro mio? Vabbè, ora vediamo. Io allora, già qui... io posso darti però una regola: che ti posso baciare in diversi punti del viso, dove voglio io, e ti lascio. Mi sono portato il rossetto. Beh, dove sta? Ok. E ti lascio il segno del rossetto, così sappiamo dove ti ho baciato, che non ti posso ribaciare nel punto in cui ti ho baciato. Sono le ore 13. Ok, sì. Se proprio devi lasciarmi. Va bene. Okay. Ok, allora partiamo dal primo. Sei pronta? Ok, sono pronta, ragazzi, che Dio m'assista. Magari giocate anche voi a casa, no? Come se fossimo in TV. Ecco, giocate anche voi con noi a casa. Il mio segno zodiacale. Toro. Ma che cacchio? Era la più difficile questa. No, e quindi ti devo dare un bacio. Ogni cosa che sai di me mi baci. Ah, ok. E vai. Allora, aspetta che vediamo se ti rimane così. Guarda! Mi sono messo un botto di rossetto. Va bene. E allora... Guarda, girati. Dall'altra parte. Ah, l'ho capito ora il gioco com'è. Ah! Ok, allora è divertente. Colore di capelli. Reale o finto? Reale, ovvio. Castano scuro. No, ti bacio in fronte. Numero di scarpe. 43. No. 42? Dipende, tipo della Nike. 43. No. 42? Dispiace, no. Quanto, che numero è? Tipo 42 e mezzo, però. Ok, per poco. Perché hai detto 43 l'altra sera? Che dici che pure zio Sabino aveva la scarpa 43? Per poco tu sei felice di baciarmi, quindi. No, io voglio essere felice di sapere più cose di te. Poi che ti stia. Poi che ti sto dando un bacio è un altro discorso. Ok, allora numero preferito. Lo so, è come il colore. No, no, il tuo numero preferito? 0. No. 9. No. 7. No. 21. No. 44. Perché 23, guarda... giocateli tutti, porta fortuna. 62. Gioco io. No, il 17. Ah, il numero che porta Iella, è vero, sì, tu sei al contrario. L'hai anche detto, come il nero, c'era. Dai, vai. Vado. No, già sbagliato. Però sei sincero, potevi dire di sì a cosa tutto per questa domanda. Baci. Gli alieni esistono? Che c'entra questo? Secondo me, no, non c'entra questa, Luca. Lo so che tu credi negli alieni, ma non posso baciarti. Ok, mi depilo? Perché voi dovete sapere. No, è glabro. Che... È glabro. Esatto, è sul petto. Ne e ha. Non mi crescono. Cioè, mi cresce la barba, i capelli, sulle gambe, sulle braccia. Ma ti posso baciare dove voglio io? No, sulla pancia non ti bacio. Aspetta, mi sa che devo mettermi un altro po' di questo per lasciartelo. Ora manca di qua. Ah no, ora manca di qua. No, sul naso. Che cavolo. Uscirò con le labbra usurate. Ok, e allora, vediamo qua. La parola che dico più spesso. Che cacchio. Non è vero. Cosa sono? Come Bart Simpson. Non è vero. Non ciucciati è... il calzino. Non è vero. Sì, dice... lo dici sempre che cacchio. Lo dici.
Devo darti un bacio. Se hai indovinato. Ah, dove? Di qua. No, Luca, non ti devi girare. Poi non so se noti, ti rido con lo schiocco. Vediamo se indovini questo. Il mio soprannome. Il tuo soprannome? Io te l'ho dato. Cucu. No. Lulu. No. Dai. La peste. Ho aperto anche il canale. Latta! Ma dai. No, non posso darti i baci. Ma che cavolo. Guarda come sei, già tutto impiastricciato. Stai decidendo? Eh sì. Queste sono domande epiche, ragazzi, eh. Mi piace di più il mare, la montagna o il lago? La montagna. Sì. È vero? Eh sì. Devo baciarlo ancora. Ma come? Ma tu mi dici di sì solo per farti baciare. No, è vero. Ah, lo so, lo fai apposta. Ma non è vero. Ma ti ho detto anche di no in alcune. Ah, è vero, hai ragione, ecco. Allora ti bacio qua. No, che cosa, scusa? Perché quando me faccio allora vado avanti ancora? Sì. Ho figli? No, ma non puoi farmi questa domanda. No, no. Cos'era quella cosa? Mi vedi pure il rossetto, ci si mette contro. Oddio, davvero? Cosa? Va bene. Chiudi gli occhi. Sono pronto. Chiudili. Tienili chiusi. Il suo occhio nel naso mi ha messo che schifo. Brava Queen, ma pure lei si è rifiutata di baciarti. No, Luca! Hai ragione. Luca. Ok. Ma come sei buffo. Ho piercing? Sì. Ma questo è facile, te lo vedo. Tu fai le domande facili. Il mio corpo ha uno scheletro? No, Luca, devi fare domande veramente. No. No, io mi rifiuto di. No, non è corretto. Allora tu lo fai solo per ricevere i baci. Non è una challenge reale. È realistica. No, allora la faccio. No. No, ma aspetta. No. Rispondi a questa domanda. No. Ok. Certo che hai uno scheletro, che sei senza scheletro? No, no, no. Ma è furbo! Come una volpe, incredibile, pur di accaparrarsi i baci, farebbe di tutto. Ok, guarda, leggi qua. Che ore sono? Dai, io e Luca. Questa non è facile, eh? Vediamo. Quante macchine ho avuto nella mia vita? 2. Ma che cacchio? Ne so. Certo. Ma il primo Wrangler, guarda, il Wrangler è prima un'altra, no? Sì. Quindi? E manca solo un pezzo, no? No, guarda. Non ci sono più spazi. Guarda quanti spazi vuoti. E allora devo fare altre domande. Allora. Ho fratelli? Sì, ma c'è Valentina. Sorelle. Hai indovinato. Dai, Luca, ma così non vale. Però, cioè, io te lo fa. Sei più piena. Guarda che vuol dire che ti conosco bene. In poco tempo già ti conosco, eh. Mascherina. Sì. Premiere o Final Cut? Final Cut, ovvio. Qua eravamo vicini. Pizza o sushi? Pizza. È vero. È vero. Ma scusami, ma come fai a paragonare la pizza con... Allora, il sushi è buono, ma la pizza, raga, la pizza è più buona del sushi. Hai capito? Ma non era il tuo gusto, il mio. Ma in generale deve essere Luca, dimmi. Stai fermo. Non direi. No, sto solo guardando. No. No. Ti bacio qua. Non c'è più spazio. No, ce n'è uno qua, uno qua. Ma che qua, cavolo. Qua. Ho mai suonato uno strumento musicale? Sì, l'organo.
è una cosa strana, l'ho suonato per 5 anni a canne mozze. Quindi tu sai, ma tu non mi chiedere però le cose che io so. Ma io non lo sapevo che questa... No, me l'avevi raccontato. No, non è che mi ricordo, è che cosa ti devo raccontare. Guarda come sei combinato. Allora, vediamo, dai, faccio l'ultima, poi basta, perché mancherebbe uno spazio, ma non ci stai arrivando, quindi... No, io... Spazio... ma quante domande devo fare? Dai, muoviti! Allora, il mio videogioco preferito? Minecraft. Davvero? È bello. Ah! Yeah! Beh, ne ho tanti preferiti, però questo fa parte di uno dei miei preferiti. Non pensavo fosse il tuo preferito, perché uno è il mio preferito. È uno dei miei preferiti. Davvero? Uno, cioè ce ne sono tanti. Beh, possiamo giocare a Minecraft allora. Certo. Te ne do un altro? Così ti riempio. Basta, dai. Va bene, quindi ora continueremo sul canale di Marte, quindi sarò io a baciarla. Ovviamente non avrò il rossetto. No, te lo metterai? No. Allora mi farai delle X? No, non me le fare. No, che brutto. No, ti bacio e basta. Tanto mi ricordo che ti ho baciato. Va bene, ok. Ma aspetta, cos'è qua? Qua dove? Qua è il tipo del rossetto. Ti ho baciato ovunque. Cosa c'è qui che si lamenta? Va bene, quindi ora andremo avanti sul canale di Marta. Spero che questo video vi sia piaciuto, era modo anche divertente per conoscerci meglio, sia io e Marta che? Noi con voi a casa. Parole tue, mi raccomando, Luca. Sono un po' emozionato da questo video, non so. Tu fai questo video, però non hai detto che lui ha stipulato delle regole casalinghe. In che senso? Poi lo diremo questa cosa qua, ovviamente. Le regole della convivenza. Non so se interesserà ai nostri amici. Sì, secondo me gli interessa. È venuto con una lista lunghissima. Vabbè, se con una serie di cose. Vi leggerò le leggi. Vi leggerò le regole della casa. Le regole della casa. Per avere una buona convivenza. Io sconvolta. Ma per Luca. Avere una buona convivenza. Certo. Allora, ci sono coppie che addirittura fanno il contratto e io non posso fare delle regole della casa. Le regole di Luca Lattanzio. Vabbè, questo poi è tutto un altro discorso. Comunque, se vi è piaciuto questo video, lasciate like, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al mio nuovo canale che si chiama Latta. Lo trovate nel link in descrizione. Perché lui deve fare una cosa pazza con quel canale, io la so già. Poi, piano piano, ora. Comunque... Abbiamo fatto anche 2 liste desideri. Non so se vedete qui al mio lato ci sono un sacco di regali. Calderi, di regali. E niente, noi riceveremo i vostri regali e li apriremo il 24 durante una live. Poi piano piano vi aggiorniamo quando faremo bene questa live. E niente. Ebbene. Sto facendo fatica un po' a parlare perché comunque sono tutto un po' sbaciucchiato. Sei carino. Sono però. Stordito, capito? Andiamo a fare la spesa così? No, dai, per favore. No. Già i capelli blu, la gente mi guarda come un alieno. Dai, con i bacini, peggio che peggio. Comunque la cassiera gli ha detto a Luca, quando ha preso le cose per la cena, Luca mi ha raccontato che la cassiera dell'Esselunga gli ha chiesto se era una cena romantica per me. Sì. Che carino. E quindi ne farai un'altra? Beh, sì, cioè dobbiamo mangiare, no? Il mio cucù. Va bene, dai, andiamo avanti sul tuo canale. Ciao ragazzi! Vi saluta anche Queen. Ciao, vi saluto!